Tra progetti avveniristici e versioni aggiornate, il Salone Internazionale di Le Bourget ha aperto i battenti. A Parigi fino al 26 giugno, presente e futuro dell'industria aerospaziale si incontrano, con oltre 2000 espositori di una quarantina di paesi che mettono in mostra le loro innovazioni tecnologiche in campo civile e militare. Sempre aperta la sfida tra i giganti Airbus e Boeing, sempre a caccia di nuovi mercati, primo tra tutti quello asiatico. Con lo sguardo all'insù anche il presidente francese Nicolas Sarkozy, che ammira i gioielli dei cieli. Piccoli incidenti a parte, come quello accaduto al gigante A380, alle Bourget sono in programma infatti anche oltre 100 esibizioni in volo per ammirare le novità del settore e prototipi di aerei che puntano al totale rispetto dell'ambiente. In campo civile questa 49esima edizione si preannuncia come quella della ripresa, con aeromobili più efficienti e meno inquinanti. Un po' diverso lo scenario in campo militare a causa dei tagli nei bilanci per la difesa, in particolare negli Stati Uniti e in Europa. In attesa di uscire dalla turbolenza, il settore punta sui paesi emergenti.